Abbiamo una organizzazione che è tipicamente militare, l'organizzazione Gelese, che trae dal territorio di Gela la sua forza di intimidazione. Gela non è una città, è una città dove non si spara più, ma dove ancora c'è un altissimo numero di atti intimidatori, e molti dei quali riteniamo che siano finalizzati all'imposizione di forniture. Questo è un dato che ci fa comprendere come la lotta a quella che è l'organizzazione militare, a quella che è la forza militare, sia poi strumentale come dire, alla lotta a fenomeni criminali più complessi come quello dell'infiltrazione nel settore economico. Un'altra cosa che volevo evidenziare è il fatto che per l'ennesima volta in Sicilia venga documentato l'interesse per le organizzazioni mafiose, delle organizzazioni mafiose nell'infiltrazione nel settore ittico. È uno dei settori più esposti in Sicilia. Ci sono già indagini che sono state svolte da altre procure che hanno dimostrato come Cosa Nostra, faccio riferimento a Catania, il clan Mazzei, i Carcagnusi, e sono richiamati qui nell'indagine, che è stata svolta dalla DDA di Caltanissetta. Ha già dato prova di una fortissima, possibilità di infiltrazione nel settore ittico. E questa stessa indagine dimostra come quello della commercializzazione dei prodotti ittici sia uno dei, settori più esposti, probabilmente anche per un fattore di condizionamento sociale del settore commerciale. Da questo incontro bisogna uscire anche con un appello agli imprenditori a denunciare, perché la parte che noi abbiamo trattato nasce proprio dalla denuncia di un operatore. E quindi credo che sia importantissimo sottolineare in questi territori, che come vedete non sono assolutamente immuni da problemi di natura mafiosa, fare un appello a che chi si trova in queste condizioni denunci, perché la risposta c'è, la risposta dello Stato c'è. La presenza su Roma appunto di Rinzivillo, come si diceva, c'è una data ben precisa in cui Rinzivillo muta fondamentalmente il suo ruolo, acquisendo maggiore importanza, avendo avuto l'incarico appunto di ricostituire la sua famiglia. Ma questa cosa si nota anche su Roma, perché secondo uno degli altri schemi ormai noti, cioè dove su Roma c'è la presenza di tutte le mafie, c'è un equilibrio fra di loro. Noi abbiamo notato che dopo questa data, questa investitura, Rinzivillo incomincia a dialogare in maniera alla pari, diciamo così, anche con i soggetti romani più tradizionali, cioè da un lato abbiamo avuto Casa Monica, il dialogo con Casa Monica, il dialogo con i Mancuso presenti su Roma, il dialogo con l'Istrangio, con soggetti, diciamo, dell''ndrangheta con proiezione in Germania, ma anche con addentellati e romani. Questo per dire che appunto lui, stando a Roma, è riuscito o ha provato a dialogare alla pari con gli altri rappresentanti della criminalità romana e contemporaneamente ha messo a disposizione anche di altre famiglie siciliane la sua disponibilità romana in termini di servizio, proprio in quel senso di mutualità che spesso abbiamo riscontrato in altre indagini fra le diverse famiglie mafiose. E questo è stato possibile perché lui, appunto, dopo le due brillanti operazioni della polizia del 2015, ha avuto questa investitura per ricostituire la famiglia.